L'ultima magra figura l'abbiamo compiuta con il cashback. La Banca Centrale Europea ha formalmente richiamato l'Italia a non sperperare denaro pubblico in operazioni dalla dubbia legittimità giuridica. Il bel paese è ormai un caso riconosciuto a livello internazionale circa il dilettantismo senza alibi del suo ceto politico. Abbiamo la peggiore classe dirigente del continente, impreparata e facilona. A pochi giorni dalla scadenza per la presentazione dei progetti del Recovery Plan, navighiamo ancora in mare aperto. Tra task force e crisi di governo, vere o presunte che siano, non si capisce dove si voglia andare a parare. Con il risultato che dopo il MES sanitario anche i circa 209 miliardi di euro promessici dall'Europa possono divenire l'ennesima occasione mancata di questa controversa stagione politica. Ha ragione da vendere Rino Formica nel definire l'attuale Presidente del Consiglio un uomo dall'ambizione sfrenata, senza alcuna competenza e visione politica. Basti vedere cosa è riuscito a legarci con i suoi stucchevoli DPCM. Un paese non si governa per atti amministrativi, di natura tra l'altro monocratica, ma con una mission, un progetto, un'idea in grado di intersecarsi con contenuti certi e pragmatici. E invece niente, brancoliamo nel buio, avvalorando da oltre un ventennio l'errore concettuale di un'onestà sganciata dalla conoscenza come unico elemento salvifico della nostra vicenda pubblica. Onestà, tra l'altro, tutt'altro che acquisita. Da Tangentopoli in poi i reati ascrivibili alla politica sono aumentati invece che diminuire. Come ebbe a dire l'ex procuratore capo di Milano Saverio Borrelli, abbiamo gettato il vecchio mondo per consegnarne uno nuovo agli italiani assai più compromesso e aduso all'illecito. L'attuale governo è la sintesi sgraziata del giustizialismo pruriginoso di Grillini e nipotini di Berlinguer. Con il risultato che prima avevamo almeno la questione morale sulla quale dibattere, adesso ci siamo giocati anche quella. Non lo si dica a Marco Travaglio, ideologo e custode di una verità più adulterata che rivelata. Portata a termine stamattina all'alba dal reparto operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto la maxi operazione antidroga denominata Mercante in Fiera. Le indagini, coordinate dalla DDA di Lecce, hanno portato a 22 arresti, di cui 8 domiciliari. Altri 12 soggetti sono stati informati della conclusione delle indagini preliminari. Tutti gli indagati sono ritenuti responsabili a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e spaccio, detenzione e porto abusivo di armi da sparo, favoreggiamento personale e trasferimento fraudolento di valori. Sequestrati preventivamente anche 3 immobili ad uso abitativo, un'imbarcazione, 8 autovetture e il ristorante Da Alfredo, sito nel centro di Taranto. Luna Park, questo è il nome della vasta operazione che la Polizia Postale ha avviato da questa mattina, che ha visto coinvolti oltre 300 uomini impegnati in perquisizioni e arresti in flagranza in 53 province e 18 regioni italiane. Si tratta della più imponente operazione della polizia degli ultimi anni contro la pedopornografia online. Dopo 2 anni di indagini condotte sotto copertura sulla rete internet, la Polizia Postale di Milano e del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale di Roma, coordinati dalla Procura Distrettuale di Milano, hanno identificato 432 utenti che, sfruttando WhatsApp e Telegram, partecipavano a canali e gruppi finalizzati alla condivisione di foto e video pedopornografici, ritraenti vere e proprie violenze sessuali su minori. Gli abusi in particolare riguardavano prevalentemente bambine e bambini in tenera età e in alcuni casi anche neonati. Dei 159 gruppi individuati dagli investigatori della Polizia Postale, 16 erano delle vere e proprie associazioni per delinquere, al cui interno era possibile distinguere promotori, organizzatori e partecipi con ruoli e compiti ben definiti. Ciascun gruppo era regolato da precise norme per preservarne l'anonimato. Smascherati i responsabili che utilizzavano nickname di copertura. 81 gli italiani identificati, tra questi un ottico napoletano di 71 anni e un disoccupato veneziano di 20. Promuovevano e gestivano gruppi e nuovi sodali provenienti da ogni parte del mondo. Ben 351 gli utenti stranieri coinvolti nelle indagini e per i quali sono scattati gli arresti. Tra gli indagati figuravano inoltre persone di
amministrazione sociale ed età eterogenei. Lombardia e Campania, le regioni maggiormente coinvolte, ma anche la Puglia, dove sono state eseguite quattro perquisizioni, tre nella provincia di Bari e uno nella provincia di Taranto. Diverso il materiale sequestrato, mentre gli indagati sono stati denunciati. Rinvenuto nelle scorse ore a Rione Tamburi di Taranto il corpo senza vita di un uomo. La vittima, un 39enne di Castellaneta ma residente a Palagianello, è stato trovato all'interno di uno scantinato in via Machiavelli. La polizia, giunta sul posto assieme ai vigili del fuoco della sezione del porto di Taranto, ha scoperto anche armi e droga. Secondo voci non confermate, l'uomo sarebbe stato freddato. Sul caso indagano intanto gli uomini della squadra mobile della questura ionica. Il cadavere è stato trasportato nell'obitorio dell'ospedale Santissima Annunziata per l'esame autoptico. Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa dell'operazione Inside, condotta dai carabinieri, che ha portato 8 arresti e 55 denunce, ricettazione e droga nei panini all'interno del carcere ionico. Le indagini, avviate nel mese di settembre dello scorso anno dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Taranto e coordinate dalla locale procura, hanno fatto luce su una perdurante e consistente attività di spaccio di droga e uso di micro telefoni di provenienza illecita all'interno della casa circondariale di Taranto. Il procedimento vede indagate complessivamente 63 persone. Il GIP di Taranto ha emesso degli ordini di custodia cautelare a carico di 8 indagati, di cui uno minorenne per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e ricettazione in concorso, con l'aggravante di aver commesso il fatto all'interno di un istituto penitenziario. Per 5 degli arrestati è stata disposta la custodia in carcere, per 2 gli arresti domiciliari. Un accordo controverso, così il commissario provinciale PD Taranto Nicola Oddati ha definito l'accordo tra Invitalia e ArcelorMittal. Questa mattina l'esponente del Partito Democratico Ionico ha incontrato il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci proprio all'indomani della ratifica del programma per la nuova ILVA voluto dallo Stato e il gruppo franco-indiano. Posizioni critiche in merito ai termini dello stesso, ma anche soddisfazione per l'ingresso dello Stato nella gestione dello stabilimento. Ora si punta alla decarbonizzazione, così come previsto nella stessa intesa. È importante innanzitutto fare un punto sulla vicenda ILVA, sull'accordo realizzato tra Invitalia e ArcelorMittal, dal momento che c'è stato un lavoro e un impegno da parte del Partito Democratico di coinvolgimento della città e della regione nella discussione su questo accordo. Un accordo controverso, ci sono anche posizioni molto critiche da parte del primo cittadino, del presidente della regione, però abbiamo convenuto che ci sono due cose importanti: la presenza dello Stato, che naturalmente garantirà tutto il percorso, anche il processo di riconversione, che per noi deve portare alla completa decarbonizzazione dell'ILVA, e poi, proprio su richiesta del Partito Democratico, su spinta, su impegno del Partito Democratico, l'accordo di programma che vedrà coinvolte città e regioni in una discussione, in un monitoraggio continuo su questo percorso, che è un percorso che riguarda non solo Taranto e la Puglia, ma tutto il sistema produttivo industriale italiano. Andata di scena stamattina in piazza Garibaldi a Taranto la protesta promossa da numerose realtà nazionali e locali, tra le quali mi riconosci, sono un professionista dei beni culturali. I manifestanti sono scesi in piazza con lo slogan "Non è tempo libero" e con l'obiettivo di richiedere attenzione e pianificazione per il settore della cultura. Noi oggi siamo qui a sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alla situazione grave che il comparto del culturale, quindi del turismo, sta vivendo in questi tempi e comunque che sta vivendo da quando la pandemia è iniziata e c'è stato il lockdown. Siamo professionisti che in questo momento hanno serie difficoltà perché tutti non abbiamo ricevuto ristori, non abbiamo ricevuto fondi integrativi salariali e soprattutto non c'è nessun tipo di programmazione da parte del Ministero in merito ai fondi, ai ristori, alle risorse da utilizzare e soprattutto in merito alle riaperture eventuali di cui non si sa assolutamente nulla. Anche chi ha meno possibilità di noi ha diritto a passare delle felici festività.
Stamattina alle ore 11 presso l'Istituto Formedil a Paolo VI l'associazione La Casa di Sofia si è ritrovata per impacchettare gli ultimi regali del progetto Natale per Tutti, un'iniziativa che ha avuto come obiettivo quello di donare quasi 100 giochi adattati ai bambini con disabilità motoria grave. Il comune di Taranto oggi è veramente lieto di salutare con piacere il progetto presentato dalla Casa di Sofia e da Mister Sorriso. È un progetto che arriverà nelle case dei nostri ragazzi che purtroppo hanno delle disabilità. Porteremo un sorriso, porteremo un gioco, un dono a tutti questi bambini che purtroppo hanno delle diverse abilità. Messo momentaneamente da parte il mercato, il Taranto volge lo sguardo verso il prossimo impegno di campionato che vedrà i rossoblu opposti al Real Agro Aversa sul sintetico del Teresa Miani di Ginosa, a causa dell'indisponibilità dello Iacovone flagellato nelle scorse settimane dalle impetuose raffiche di vento che ne hanno divelto parte della copertura. Montervino nel frattempo continua a sondare il mercato degli attaccanti, ma sia la pista che porta Pasquale ad Aresta che quella che conduce ad Adama Diakité paiono essersi raffreddate. Per la mediana viva, la direttrice che porta Carlos Biason sarebbe infatti il 35enne ex Francavilla, il puntello prescelto dal DS per conferire fosforo e sostanza al centrocampo di La Terza. Trattativa però anch'essa resa decisamente improbabile dalla chiara volontà dell'Altamura di trattenere il calciatore sino alla naturale decorrenza del contratto. Intanto dopo le due beffe inanellate contro Casarano e Gravina, Marsili e compagni si vedono costretti a fare propria l'intera posta in palio per non lasciar scappare il Sorrento capolista. La Terza pare intenzionato a confermare l'ormai collaudato 4-3-3 spedendo ancora tra i pali Sposito. Sulla linea difensiva sembrerebbe non farcela boccia, mentre per Ferrara si deciderà in extremis. Possibile ipotizzare quindi una difesa composta da Caldore, Guastamacchi e Rizzo ed uno tra Ferrara e Sceu. In mediana Diaby o Marrazzo con Marsili ed il recuperato Matute che andrebbero a comporre la diga davanti alla difesa. In attacco spazio a Sant'Arpia, Bayan e Guaita con Falcone confinato in panca a causa della botta rimediata contro il Gravina. Il fischietto designato per la gara sarà il signor Gabriele Restaldo di Ivrea, coadiuvato dai signori Andrea Pasqualetto di Aprilia e Alessandro Rastelli di Ostia Lido. Calcio d'inizio alle ore 14:30.